Amiche e amici di Endu Channel, oggi mi trovo nello splendido scenario della Valle d'Aosta. Il motivo? Un test, anzi un doppio test, di due scarpe da trail running dell'azienda The North Face, da sempre protagonista dell'alta montagna. Oggi proverò le Bactiv Enduris 3, che è una scarpa che promette grande ammortizzazione e un effetto nuvola della corsa. E poi proverò le Bactiv Infinite 2, una scarpa che alza decisamente l'asticella, promettendo grande performance anche sui sentieri più tecnici. Ma non sarò da sola, insieme a me c'è Henri Aymonou. Ciao a tutti, seguiteci fino alla fine che vi indicheremo qual è la più consigliata per voi. Allora Henri, atleta North Face, campione della Coppa del Mondo 2021 di corsa in montagna, insomma, uno che di dislivello e di pendenze se ne intende. Ma come mai la corsa in montagna? Beh, essendo nato in Valle d'Aosta è semplice scegliere questo sport. Lo faccio fin da quando sono piccolo, con i miei due fratelli gemelli. Quindi siete in tre? Sì, tre gemelli. No! Sempre da piccoli una grande sfida tra noi e poi io ho continuato e loro hanno scelto altre strade. Ah dai, ok. Ma prima di iniziare a correre, perché in questo posto qua dobbiamo assolutamente un po' sgasare, provare appunto le scarpe, raccontami un po', la tua specialità è il chilometro verticale, qual è la tua tipologia di allenamento? Fondamentalmente ci si allena tutti i giorni, anche più volte al giorno. Due giorni alla settimana sono sempre quelli un po' più impegnativi, in cui si fanno dei lavori un po' più specifici, e gli altri si costruisce un po' la base, si fa del volume e tante altre cose. Noi adesso andiamo a provare le scarpe, non ovviamente tirarmi troppo il collo, lo sai bene, la tua è più un'impostazione da super atleta, super campione, io un pochino più tranquilla. Ma ce la godiamo, dai, ce la godiamo. Fantastico. Siamo qua con tutte e due le paia di scarpe, una la indosso che è l'Enduris e questa qua è appunto la Infinite. C'è da dire che queste due paia di scarpe sposano la stessa tecnologia, che è la tecnologia Bactiv. Bactiv sta per velocità e attività. Una piastra in TPU, che non è una piastra in carbonio, è una piastra in plastica, che però intanto è biforcata sia sulla parte, diciamo, dell'avampiede sia sulla parte del tallone, e riesce a mantenere molta stabilità laterale. Nello stesso tempo abbiamo questa intersuola in schiuma Eva, bella ammortizzante, e abbiamo una suola, tipica suola The North Face, che in questo caso abbiamo dei tasselli molto importanti, che è sulla Infinite, quindi di 5 mm e invece da 3,5 nella Enduris, e consente di avere una suola che è molto duratura, per molto cui grippante. Ultima cosa, la intersuola, che è forma rocker, quindi c'è questa sorta di, chiamiamola così, gondola di barchetta, che però consente di avere una grande propulsione in avanti. Su questa scarpa poi è molto accentuata soprattutto sulla parte della punta, addirittura un centimetro in più, ma anche su questa scarpa, che è, diciamo, più comodosa, è comunque un tipo di forma molto ondeggiante, che quindi ti porta ad avere un passo sempre in avanti. La Enduris è sicuramente una scarpa bella morbidosa, confortevole, paccioccosa. Sì, esatto, molto comoda. Sì, io la uso tanto per fare gli allenamenti lunghi. Viceversa, la Infinite è una scarpa un po' più aggressiva, un po' più da terreno tecnico. Il fatto che abbia questi tasselli leggermente più alti aiuta anche dove ci sono terreni più fangosi e comunque più sassosi, più instabili. Però diciamo che in generale sono entrambe scarpe che io uso tanto per allenarmi. Ma sono talmente leggeri che volano. Esatto. Io qua sento una grandissima ammortizzazione, che già comunque avevo percepito nel momento in cui le indossate. Ho indossato le scarpe, esatto. Subito una sensazione come di mettere un paio di pantofole. Quindi mi dà subito l'idea che sia una scarpa facile e un po' per tutti, insomma, anche per chi magari vuole andare a fare semplicemente nordic walking. Sì, scarpa da tutti i giorni, da
corse lunghe, tutti i vari tipi di terreno, anche sull'asfalto. Per quanto sia una scarpa facile, sento stabilità laterale. Sì. Probabilmente anche data dalla piastra, che comunque è ben ancorata e mi consente di non sobbalzare lateralmente, insomma. E sì, sicuramente è un punto a favore di tutta questa tecnologia Vective, che in generale è un po' il fiore all'occhiello di tutti i prodotti The North Face. E nonostante tutto, ho anche la sensazione comunque di essere proiettati in avanti, cioè si sente questa intersuola rocker che mi porta comunque a andare verso il passo successivo. Sì, come a dire, non andare piano, perché io voglio spingere, voglio andare avanti. Esatto. È proprio questa la sensazione, sì, sì, sì. Enrico, qua il sentiero comincia a farsi... Sinerpica, ostico, pendenza. Io direi che quando il gioco si fa duro... entrano in gioco le Infinite 2. Esatto, dai, change! Senti un po', Henry, ma voi quanto tempo testate un modello di scarpa? Ma diciamo che il lavoro di ricerca e sviluppo incomincia già 1 o 2 anni prima. C'è veramente un lavoro da parte di noi atleti nella ricerca del dettaglio e della perfezione, perché il prodotto, quando esce sul mercato, deve essere perfetto per tutti voi consumatori e dovete veramente godervelo al 100%. Quindi poi, se c'è qualcosa che non va, prendetevela con noi. Vabbè, però è anche un marchio di garanzia, quindi. Sì, 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 esatto. Senti, adesso che stiamo correndo già da un po' con le Vective Infinite 2, io sto notando intanto questa propulsione molto più accentuata in avanti, dovuta anche a questo rocker molto più pronunciato, perché c'è questo centimetro in più di differenza sulla punta. Sì. Una cosa che ho notato quando ho infilato la scarpa è che, pur avendo un piede affusolato, non ho sentito che ballava all'interno della scarpa. Riempie bene gli spazi. Esatto. E poi un'altra particolarità che non dobbiamo dimenticare è la linguetta, che in entrambi i modelli, oh, certo, è integrata nella tomaia. Non slitta assolutamente, quindi c'è un comfort totale. Sì, sì, sì. 3 aspetti che mi sono piaciuti un sacco di questa Infinite sono, a mio avviso, il puntale rinforzato, che mi dà proprio l'idea che di essere in sicurezza su qualsiasi terreno roccioso. I lacci sono super zigrinati e quindi non si slacciano neanche volendo. E poi consentono anche le micro regolazioni. Esatto. E poi ho notato questi 2 cuscinetti sulla parte della conchiglia che vanno a proteggere bene il tendine d'Achille. Cos'è che ti piace di questa scarpa? Apprezzo questo 1,5 mm di tassello in più, che rende la scarpa sicuramente più aggressiva e più grippante. E poi un'altra particolarità è sicuramente, come dicevi bene tu prima, quel centimetro in più davanti sull'avampiede dovuto dal Pebax, che aiuta proprio questa sensazione di propulsione e di spinta in avanti, ci dà una bella mano. E adesso la proviamo. Adesso la provi te. Adesso scateni tutti i tuoi cavalli potenza. Dai, fammi vedere. Ci si prova. 1 km sotto i 2,30. A canna. Dai. Corso abbastanza? Abbastanza, basta. Dai, andiamo a tirare 2 conclusioni. Vale. Dai. Allora, Henry, le abbiamo testate, provate, stressate addirittura con chilometri su chilometri, anche perché comunque non le abbiamo provate solo oggi. Tu, vabbè, le hai provate a iosa. Allora, cerchiamo di rispondere alla domanda iniziale, quindi a chi sono adatte queste scarpe. Allora, parto io. La Endurance 3 di sicuro è una scarpa facile, adatta un po' a tutti, sia per quelli che devono fare una semplice camminata Nordic Walking, ma per chi anche deve fare tanti chilometri. Scarpa assolutamente comoda, ho apprezzato tantissimo la super ammortizzazione, tant'è che mi sono anche detta che potrebbe essere super adatta per un corridore anche un pochino pesante, oltre i 75 kg. Di sicuro è una scarpa che toglie la fatica, perché non te ne accorgi nel momento in cui fai tanti chilometri. Quindi
super consigliata per un po' un uso quotidiano e un po' dappertutto. Infinity 2, questa invece è una scarpa un pochino più, diciamo, caterpillar, quindi adatta a sentieri un pochino più tecnici. Ti dà subito quella sensazione di essere molto in feeling con il terreno. Una scarpa più mordente, più aggressiva, e quindi semplicemente la consiglio su terreni più tecnici, anche su sky race, su percorsi in cui c'è veramente la necessità di avere un prodotto più che sia più un prolungamento del proprio corpo. Io l'unica cosa che volevo dire e che ho notato, ma più che altro perché io indosso dei plantari, ho notato che questa sinuosità particolarmente pronunciata per chi indossa i plantari, ecco, quando andate a provare le scarpe in negozio portatevi i vostri plantari, perché io ho notato che avendo comunque il tallone un pochino più sopraelevato tendeva a scapparmi la scarpa, quindi andate a provarla con i vostri plantari ed è un consiglio che vogliamo darvi. Allora, abbiamo terminato questo doppio test. Se avete dei commenti, avete delle domande, scrivete ovviamente qui sotto. Ricordatevi di leggere tutti i nostri approfondimenti su endochannel.net e se ancora non avete cliccato sulla campanella, fatelo subito. Grazie Henry, è stato un piacere conoscerti. Grazie a voi. Senti un po', prossimi appuntamenti? Un po' di gare di Coppa del Mondo e poi si tira dritto verso la Sierzinale. Ok, in bocca al lupo. Grazie. Vai. Ciao a tutti.